Ben ritrovati a 7 sera. Andiamo subito a conoscere i nostri ospiti che pensate, hanno creato un'azienda, hanno creato una startup che si chiama Niente Paura. Già il nome è piuttosto evocativo. Grazie a Barbara Benedettelli, buonasera. Grazie a voi, buonasera. E grazie a Manuel Giannini, buonasera anche a lei. Buonasera, buonasera. Allora, intanto partiamo perché è una storia molto carina e molto importante, dal nome Niente Paura. Niente paura nasce perché comunque noi siamo in un momento che tutti conosciamo, un momento difficile, un momento in cui anche la mia famiglia ha avuto un momento, Di diciamo, crisi. sì, un po' di crisi, un po' di crisi. L'azienda di famiglia ha cominciato a andare giù, andare giù, e io sono di origine romagnola, e il buon papà, che c'è sempre, quindi eravamo attorno al tavolo e abbiamo visto papà che era provato, insomma, perché comunque stava cadendo un po' tutto a pezzi, no? Che poi era la solidità della famiglia. E ha avuto un momento un po' di commozione e noi lo abbiamo abbracciato tutti e lui ha detto: ragazzi, niente paura. E da lì un po' la rivalsa, un po' la voglia di creare, fare qualcosa di positivo per Una bella farcela. cosa, bella Sì. cosa. E niente paura vale anche per la violenza alle donne, ma in generale vale per tutte le persone in difficoltà, che magari di paura ne hanno anche tanta. Sì, la niente paura ha una particolarità che è quella di avere una doppia finalità, da una parte quella che hanno tutte le imprese, dall'altra invece una finalità sociale importante, perché come abbiamo messo anche nell'atto costitutivo della società, noi andiamo a destinare una parte del ricavato, dell'utile netto di quello che l'azienda alla fine dell'anno guadagna a un conto che si chiama destinazione sociale, che va a finanziare dei progetti del terzo settore per la tutela e la protezione delle vittime della violenza, ma anche di tutte le persone che si trovano in difficoltà. Ed è una parte rilevante e importante di quello che noi stiamo facendo oggi. Il primo prodotto è questo bracciale qua Che abbiamo tutte e che due. abbiamo tutte e due, che si chiama Tattoo. Tattoo perché somiglia a un tatuaggio e somiglia a un tatuaggio perché vuole andare a significare un mutamento, un cambiamento nella vita di una persona che in questo caso è da una situazione di violenza, di oppressione a una situazione in cui il nostro slogan è si è padroni del proprio destino, quindi si prende la propria vita nelle mani, tant'è che noi abbiamo voluto rappresentare l'azienda con una modella che tiene una scarpa rossa stretta in mano, no? Di solito le scarpe rosse significano le donne uccise, distrutte quando sono nelle piazze, noi l'abbiamo voluta rappresentare in mano, come dire, la mia vita me la tengo stretta io. Quindi mandiamo anche dei messaggi sociali insieme appunto a Intanto stiamo vedendo quello. questo video. Sì, questo è il nostro video dove rappresentiamo delle scene di violenza reali, quindi sono accadute sul serio e dove mandiamo dei messaggi, l'amore puro, nel bracciale c'è tra i fiori un cuore che sta a indicare appunto l'amore puro, l'amore che ama, l'amore che non pretende, che non distrugge, ma che anzi fa crescere le persone, le Anche perché fa. non è amore, altrimenti. No, non è amore, però Il senso di purtroppo. possesso. Sì, infatti, dobbiamo imparare ad amare incondizionatamente, no? Una cosa che. Ci vuole questo messaggio, ne abbiamo bisogno perché sembra che sia una delle cose quasi più difficili al giorno d'oggi, dove Per anche amare incondizionatamente l'amore. dobbiamo innanzitutto imparare ad amare noi Noi stessi. Se stessi, non sì. amiamo noi stessi, come possiamo amare gli Non altri? si Quindi può, impossibile. il messaggio è un messaggio molto bello. Vediamo queste ragazze che prendono in mano la loro vita anche grazie a questo tattoo. Sì, è un messaggio che noi mandiamo e che è lo stesso nome dell'azienda, niente paura, è il nome dell'azienda, ma allo stesso tempo è il messaggio che noi vogliamo mandare alle persone, che riguarda le persone in difficoltà economica, che riguarda le persone in difficoltà perché subiscono delle forme di violenza che sono tantissime, ma che riguardano anche un periodo storico in cui noi stiamo facendo una start-up senza paura, no? Anche se Oggi il con la momento è crisi, quello giusto che Manuel? Con la crisi, è. Proprio oggi così. uno dice ma siete pazzi? No, invece si può e si deve ancora sperare, soprattutto cercare, noi stiamo cercando di creare anche una forma di capitalismo nuova che
chiamiamo il capitalismo umanizzato, no? Un capitalismo più umano, perché oggi ormai noi sembra che siamo noi a servire il capitalismo, invece deve essere il contrario, certo. Deve essere il capitalismo che serve a noi per renderci un po' più liberi. E questo è quello che noi stiamo provando a fare. Da una parte il profitto, quindi la ricchezza che si costruisce, che poi permette, se le cose vanno bene, di dare lavoro e quindi di arricchire gli altri, ed è giusto. Dall'altra parte restituire un po' di ricchezza per il bene comune, quindi per far sì che tutti si riesca in qualche modo a beneficiarne, a stare meglio. Diciamo che questo è il primo prodotto. Sì. Anche perché, vogliamo dirlo ai telespettatori, quando avete iniziato? Questo lo faccio dire a Manuel. Quando avete iniziato? Ma essenzialmente siamo partiti adesso, sono 6 mesi di costruzione e di lotta costante, perché comunque per far partire una startup, soprattutto vi accennavo prima del fatto che comunque la difficoltà economica ha colpito la mia famiglia, così anche la mia persona, e quando hai un mutuo, delle cose, lo dico proprio apertamente, senza nessun tipo di... Chi di noi non ha un mutuo? Ecco, esattamente. Però bisogna avere coraggio per partire e mollare tutto e crederci, perché posso garantirvi che mia moglie ha creduto in me da subito. Non è facile anche per una moglie dire: cosa facciamo, Manu? Partiamo. Lì bisogna prendere il coraggio nella mano e dire: dai, saltiamo tutti insieme, tutti e tre, via. Spessissimo questi salti sono salti positivi, che cambiano le nostre vite in meglio. Quindi l'augurio di 7 gold, che naturalmente riuscite a venderne. Grazie. Tantissimi. Siete partiti 3 settimane fa. Tanti, riusciamo anche a finanziare, certo, i progetti sociali, e ne abbiamo già uno, tra l'altro l'abbiamo già finanziato il primo giorno di lancio di Tattoo, perché abbiamo donato 2.600 euro, se non ricordo male, a un'associazione per le donne vittime di violenza. La sera del lancio abbiamo venduto i bracciali e l'intero ricavato dei bracciali è andato a questa associazione, quindi detto fatto. Ricordiamo, questo bracciale dove lo possiamo acquistare? Si può acquistare sul sito di Niente Paura, www.nientepaura.net. Ecco, intanto lo stiamo vedendo in sovrimpressione. Oppure si può acquistare nei negozi. Adesso abbiamo cominciato da 6 mesi a lavorare alla cosa, ma da 1 mese effettivamente a distribuirlo, e quindi pian piano si troverà un po' in tutti i negozi di gioiellerie, accessori, abbigliamento. In tutta Italia. Il sito comunque, sì, sono segnalati tutti, mano a mano che li stiamo, sì, acquisendo li stiamo mettendo... I negozi, ce l'hanno. Sul sito. Come vi siete incontrati? Bellissimo. chi me lo racconta? Tutto magico, mi sembra questa cosa. La vita è una cosa meravigliosa, strana, a volte difficile, però è una cosa veramente bella. Essenzialmente ci ha presentato un nostro amico, perché tutto nasce quando io e Luca, l'altro nostro socio, abbiamo cominciato questa cosa. Ora, il focus dell'azienda, parlo di progetto, è un qualcosa che in questo momento qui stiamo costruendo, è un po' un segreto, mettiamola così. Stiamo cercando di fare un qualcosa che probabilmente potrà fare tante belle cose, però, ripeto, non posso ancora dirlo. E abbiamo cominciato a parlare, avendo tutti e due comunque un carattere, un animo un po' particolare. Ora, non è che siamo benefattori, siamo persone normali che cercano di fare il meglio nella loro vita. E parlavamo e cercavamo un qualche cosa, perché diciamo che il progetto, il focus della nostra azienda, che non si può dire, è molto legato a quello che è la violenza, eccetera, eccetera, eccetera. A tal punto un nostro amico fa: io conosco una persona che si occupa delle vittime della violenza ed è il top che c'è, dobbiamo conoscere questa persona. Era lei. Era proprio Barbara. E ci siamo incontrati in un ristorante tutti insieme, un po' tra amici, eccetera. La signora, gli ho parlato 5 minuti, si è messa a piangere, ho detto: questo è fuori, oppure è una persona straordinaria. Ho detto: cosa ho detto di male? In realtà ha capito probabilmente che c'era un certo tipo di sensibilità comune. Ci siamo capiti. E poi la magia è che, partendo 6 mesi fa, si sono concatenate tutta una serie di eventi che hanno fatto sì che oggi siamo qua a parlare insieme a te. Me. Sì. Ma naturalmente, quando poi sarà possibile rendere pubblico il segreto che oggi non raccontiamo ai telespettatori, vi reinvitiamo, perché la curiosità ci è un po' venuta, diciamo. Tra fine dell'anno, sì, e inizio. Allora, abbiamo ancora pochissimi minuti, vorrei che spiegassimo bene ai nostri telespettatori che cosa significa un capitalismo nuovo, perché non significa soltanto la responsabilità sociale d'impresa, ovvero comportarsi in un certo modo, rispettare le leggi, ma significa avere nel proprio statuto immediatamente la disponibilità a distribuire una certa parte degli utili
posso fare una battuta un po' cattiva? Cioè, noi alla fine facciamo quello che si dice dovrebbero fare i politici. Togliamo un po' a noi per dare una battutaccia, Mi la sentirei di dovevo dire dire. stendiamo un velo pietoso sulla Togliamo un politica, velo pietoso sulla politica. purtroppo. No, la cosa bella è straordinaria, credo che forse siamo, se non la prima, tra le primissime imprese in Italia, perché nei paesi anglosassoni, in America, già il capitalismo filantropico esiste, l'impresa filantropica esiste, anche se è una percentuale molto inferiore rispetto alla nostra, quella che viene data al sociale. Diciamo che 1%. sì, negli altri paesi sì. Diciamo che la cosa bella, la cosa importante è che non è lo spot, cioè non è, ci sono molte aziende anche oggi che magari fanno il braccialetto per finanziare un progetto sociale, però basta, finisce lì, poi tutti gli altri prodotti vengono commercializzati ed è anche forse una forma pubblicitaria. No, per noi è la doppia anima, la Niente Paura ha una doppia anima, una doppia finalità ed è scritta nero su bianco sull'atto costitutivo, dove noi abbiamo scritto e firmato e siglato che è una parte dell'utile cospicua che supererà il 15-20%, ma sto parlando dell'utile netto, cioè dove noi abbiamo già pagato le tasse, quindi Certo. neanche si può dire che lo facciamo per scaricare, cioè per pagare meno È una tasse. scelta, Quindi è avete una scelto di scelta fare di così. vita che abbiamo deciso di fare perché abbiamo un'accessibilità particolare anche per quelle che sono le nostre storie personali rispetto a quello che è il sociale e le difficoltà delle persone. Siamo persone fortunate e vogliamo dare un po' della Sì, nostra fortuna anche a chi lo è un po' di meno. Allora, grazie per essere stati con noi. Mancano 5 secondi alla fine. Il prossimo prodotto dopo il braccialetto? quello da uomo perché si sono lamentati che non c'è quello da uomo. Bella, questa è bellissima. Grazie per essere stati Grazie con mille noi. a Buona serata. te. Grazie a voi. Grazie.